Ciao a tutti, mi trovo a Cooper PD e sono sommerso dalle mosche. Non si può andare avanti così. Sono mosche ovunque. Praticamente mi trovo nel South Australia. Niente, sono a Cooper PD, una città di circa 2000 abitanti, censiti qualche anno fa. È una città famosa perché ci sono le miniere di opale. L'opale è stato scoperto nel 1917, quindi poco più di 100 anni fa. E la maggior parte della popolazione vive sottoterra per mantenere le temperature costanti per tutto l'anno. Adesso siamo a giugno, che è il mese più freddo, diciamo, e nonostante ciò, sì, con le maniche corte e pantaloni corti. Now we are in Cooper PD. Say hello to my friend. Hello Marco. Well, we're going to the one next to our house. Okay. And we can walk. The other one is so far? Yeah, the one is over here. Oh, okay, yeah. You have to go like this. We're not even on the first street here, so we just have to continue. Like okay. You go around it. Okay. Ecco qua un esempio di discarica in mezzo al deserto con tanto di cartello proprietà privata, perché sennò le persone rubano i rifiuti. Tutto abbandonato qua, pieno di immondizia. Cos'è sto posto? Dove mi trovo? Ok, allora sono al tramonto di Cooper PD e come potete vedere, quello è il drive-in delle auto dove si parcheggiano e possono guardarsi i film. Figata. E lì c'è la scritta Cooper PD. Ok, praticamente qua siamo nell'ostello sotterraneo a Cooper PD. Sto scendendo le scale. Vi porterò nella mia stanza. How many steps? 34. Ovviamente qua, a parte la luce, non c'è l'elettricità per caricare il nostro telefono. E qua non ci sono le porte, ci sono le tende. Ok. Questa è la stanza. Stanza caverna. Questo è il mio letto e adesso vi mostro il resto. Oh, questi. Ah, finalmente. Dormitorio 10. Qua ce n'è un altro. Ovviamente tutto con le tende, ma in ogni caso qua non c'è nessuna finestra, nessun ricircolo di aria, non c'è niente. Niente di niente. Questo cartello c'è, tranquilli che qua non bevo. Mi sto filmando ancora prima di essermi visto allo specchio questa mattina. Comunque ho deciso di stare un'altra notte qua a Cooper PD e adesso vi mostro questo. Qua non ci sono specchi. Non ci sono comodini e non c'è neanche la scaletta per andare sopra. Io qua non c'è nessuna presa per l'elettricità e sì, a tutti gli effetti è una caverna. Allora mi sono portato il computer perché nella caverna, vi dico caverna per dire l'ostello, che è la stessa cosa in questo caso, non c'è nessun lucchetto di sicurezza. Col cazzo che io lascio il mio computer là, a parte che comunque l'ostello è vuoto, però vabbè, per sicurezza meglio non rischiare.
Boh, sembra che qua ci sia stata una costruzione. Tutto qua l'hanno demolita e hanno lasciato solamente la porta. Dai che ti faccio una foto. Tac. Allora, tutte queste cose qua sono praticamente, penso, su un tetto di una casa. Qua sotto ci abitano. Ok. E sì, vabbè, poi qua ci sono i fili messi, i cavi messi così. Cioè, ma quindi se io li stacco non vedo più la tele. Ah, vedi, così funziona. Questi sono i camini, in teoria. Cioè, praticamente questa qua è una discarica di veicoli. Buttano tutto quello che è avanzato. Guarda, tutto a ruggine. E non solo, anche elettrodomestici, forni, lavatrici, frighi. Quindi questo non si può superare. Okay, just jump. Are you good? Okay, now I give you this. Yeah. You just toss it. Yeah, just throw it. Okay. But this, be careful because I have also my laptop. Thank you. Do you want me to hold that? Okay. Keep and make me a video. It's already recording. Oh,